Questa volta il mare si tinge d'inchiostro e la cosa fortunatamente non avrà ripercussioni negative per l'ambiente circostante. Onde gravide di fogli rilegati si sono infrante per due serate sulle lastre pietrose di Piazza del Popolo a Paola, sospinte dalla brezza che spirava dalle labbra di due ospiti illustri che sono accorsi al richiamo della manifestazione, giunta alla terza edizione, Un Mare di Libri, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco Cittadino e la Catino Engilio Management. I due eventi, assai diversi tra loro, avevano i nomi di Livia Turco ed Oliviero Bea, illustri interpreti del tempo presente che, pur spirando da direzioni differenti, sono confluiti su di un palco sapientemente amministrato dalla giornalista del TG1 Tiziana Ferrario. Paola si è quindi scoperta per due sere consecutive porto salvo di venti di cambiamento e culla di un mare finalmente pulito. Peccato che al momento di questo si possa parlare solo sul piano culturale e non su quello materiale. C'erano le aziende che non soltanto riconoscevano di avere bisogno degli immigrati, ma che se ne prendevano cura. C'erano le scuole che accoglievano molti bambini, insomma c'era una realtà diversa da quella che era rappresentata. Quindi scrivere queste storie è stata per me la conferma del fatto che lontano dai riflettori, lontano dalla polemica politica, lontano da quel che si vede, mi spiace dirlo, ha imparato l'esperienza della convivenza, ecco. Abbiamo imparato a stare insieme con loro, ecco, noi e loro, perché poi esiste il noi e loro, non è vero che abbiamo superato. E mi è parso interessante, e questa semmai è la novità che ho scoperto con il libro che invece non sapevo, quando c'è un obiettivo concreto condiviso, in questo caso l'obiettivo concreto e condiviso era liberare il proprio quartiere dalla criminalità, dal degrado e costruire una qualità della vita diversa e scoprire che contro la criminalità, contro il degrado, per la rinascita del proprio quartiere si trovavano naturalmente insieme italiani, quello del Bangladesh, rumeni, cinesi, marocchini, senegalesi, perché quell'obiettivo porta. Poi io ho conosciuto, lì non ne parlo, ma o meglio parlo di questa esperienza di bagni pubblici, ma Torino è una città che ha vissuto il conflitto tra italiani e immigrati, adesso è una città che può essere una delle esperienze più positive, indicata come una delle esperienze più positive di integrazione, ma due quartieri di Torino, Porta Palazzo e San Salvario, 10 anni fa erano i quartieri Bronx, i quartieri delle ronde contro gli immigrati, e anche lì oggi, 10 anni dopo, sono quartieri appetiti, più ricercati, soprattutto San Salvario, perché è il momento dei conflitti. E questa ricetta ha i seguenti ingredienti. Primo, bisogna che ci sia qualcuno che si metta di mezzo e che, appunto, scusatemi se mi ripeto, cerca di capire le ragioni dell'uno e dell'altro. Quel qualcuno che è di mezzo cerca di capire come far parlare l'uno e l'altro. Quel qualcuno che si mette di mezzo cerca di capire ma qual è poi l'obiettivo comune, ecco, l'individuazione di un obiettivo comune. Poi l'altra cosa importante è il gioco di squadra. In fondo questi quartieri che hanno vissuto il degrado, la criminalità, sono rinati e ce l'hanno fatta perché hanno saputo fare un grande gioco di squadra. Ecco, vedere lavorare insieme i commercianti con il volontariato, la chiesa con gli imprenditori, e beh, è una bella squadra, no? È una bella squadra. Ecco, questa è la ricetta che ne ho tratto un po' da questi quartieri così diversi. Io vorrei chiedere al Presidente Loyer, intanto a chi è venuta questa idea di fare una legge sull'accoglienza, perché la Calabria un po' di problemi ce li ha, e quindi tra le tante cose vi siete detti ma facciamo una legge sull'accoglienza, scegliamo, no? Cioè uno è una sorpresa, no? Quindi è venuta a lei l'idea? Devo ammetterlo, sì,
Come mai? Vi dico perché. Io sono, quando sono... ricordandosi anche vagamente di essere il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per dire ai giudici: attenzione giudici, e gli hanno detto: ma allora ce l'hai con la Forleo? E lui ha detto: no, non ho mica nominata, mancava solo che desse la partita IVA della Forleo in un'occasione di questo genere. Insomma, è stato un caso che l'informazione in quel caso, a destra come a sinistra, non abbia fatto minimamente il proprio lavoro, il proprio dovere, ed è stato un caso che tutto questo poi abbia portato Veltroni a fare il leader di un Partito Democratico che sennò certo non pensavo a lui. Sono andati a cercarlo perché era l'unico presentabile del momento, e come vedi si sciorina, si sgomitola tutto il paese dando informazioni. Allora la domanda è: al di là dell'informazione in quanto informazione, il pasticcio fra informazione e mancanza di intellettuali, cioè di persone che rischino, che dicano le cose come stanno, che non abbiano paura del tener famiglia, la teniamo tu, io, tutti, però che non abbiano paura di parlare, dicano le cose, e se si sbagliano e vengano corretti e si correggano. E insomma, è stato un caso che tutto ciò coinvolga la vita di tutti noi, il nostro futuro, la nostra mancanza di identità come italiani, perché non sappiamo più niente di noi, abbiamo azzerato la memoria. Scommetto che fra di voi quello che è successo 2 anni fa sembra accaduto nel 500, perché nessuno si ricorda che le cose sono andate così. Magrolina, dovevano abbracciarle le caviglie, le ginocchia, come in una scena d'Annunziano, e dirle: Clementina, interrogaci, perché noi vogliamo dire al paese che siamo diversi da Berlusconi, che siamo puliti, che vogliamo rispettare la giustizia, vogliamo dei processi celeri. Voglio tutto questo di fronte a quello che non è successo. Sei sicura che sia solo un problema ristretto alla Filippi? Io non ti ho interrotto perché era molto difficile interromperti e non... Ma mi devi dire se ho ragione o no, se ho detto una cosa io sbagliata. Io ti chiedo una cosa: l'ultima parte del libro di Bea è un lungo elenco di persone, associazioni, siti internet, blog che si oppongono a tutto questo, quindi cioè va bene denunciare. Contro dimostra che lo metto dentro il libro, quindi di più non potrei fare dopo aver dipinto. Sì, però finora ma finora è importante, perché o siamo d'accordo sul fatto che questo paese è profondamente malato, ed è malato nella sua mancanza di intellettuali, nella sua scuola, nella sua università, nella sua dimensione pubblica, in un sistema mediatico che ti fa pezzi, per cui o sei dentro e quindi sei visibile, o sei fuori e quindi non esisti più. C'è gente con le palle straquadre ancora nelle scuole italiane che nessuno conosce, che si fa un culo così con i ragazzini, e che siccome non va in televisione da Vespa o dove sia, da Floris o dove sia, nessuno conosce, per cui, come dire, non partecipa dell'anagrafe televisiva. L'anagrafe televisiva ha sostituito siamo consapevoli per conto suo, perché sempre che reagisca qualcuno per conto terzi è una cosa tremenda, carotando le persone. Per questo dico: se a voi questo paese va bene così, tenetelo; se non vi va bene, bisogna che ognuno provi a reagire. In questo senso la pendice con questo elenco di associazioni è un piccolo tentativo. Siccome oggi, contrariamente a ieri, internet funziona, finché si riuscirà a farlo funzionare, come mezzo di comunicazione e di legame molto importante, molto politico, laddove all'aggettivo politico, come prima all'aggettivo culturale, non do il senso del politico di destra o di sinistra, del greca, per capirci.